Sì, ragazzi, ho pensato tantissimo, per tantissimo tempo, se fare questo video, se non farlo, come farlo. E quando mi ero quasi convinto dell'idea di abbandonare questo video, ho pensato, esistono tantissimi video su internet, su YouTube, riguardo a questo orologio. Esistono tantissimi video che parlano della storia dell'Omega Speedmaster, del perché sia diventato così importante e della storia delle missioni spaziali. E allora ho pensato a un certo punto che non sarebbe stato corretto nei suoi confronti non fare questo video. Non sarebbe stato corretto per me, che l'ho sognato per così tanto tempo, che lo ritengo uno degli orologi più importanti che siano mai stati pensati e costruiti, è sicuramente l'orologio più importante della mia collezione. Non sarebbe stato giusto, quindi questo è il tributo all'Omega Speedmaster Moonwatch, il mio Moonwatch. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. We got a roll program. Tranquility Base here. The Eagle has landed. I'm going to step off the land now. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Il tributo di oggi è dedicato non direttamente a questo orologio, ma alla storia che ci sta dietro. Questo video è dedicato a tutte quelle persone, quelle donne e quegli uomini che hanno reso possibile un sogno e che hanno dedicato le loro vite a raggiungere quel sogno. Il sogno di cui sto parlando è quello delle missioni spaziali, il sogno di cui sto parlando è quello del raggiungimento delle stelle e della Luna, nello specifico. Quindi questo video è dedicato proprio a loro, a quelle persone che hanno dato la loro vita, e purtroppo sono tante, nel raggiungere un sogno. Vedete, le missioni spaziali, il programma spaziale, nasce in un periodo in cui le persone avevano bisogno di sognare. Nasce in un periodo di grandi stravolgimenti politici, di guerre, c'era la guerra fredda in atto, c'era la guerra del Vietnam, e le persone avevano bisogno di sognare. Avevano bisogno di sognare in grande. E cosa c'è di più grande di sognare le stelle e sognare la luna? Questo video è dedicato a loro. Le missioni spaziali sono state uno dei periodi più importanti, più effervescenti, più interessanti della nostra storia moderna. Per chi tra voi ha avuto la fortuna di viverle dal vivo, io ancora non ero nato, le missioni spaziali sicuramente avranno lasciato un segno, saranno stata uno dei momenti più interessanti, più belli e più emozionanti delle vostre vite, anche se non le avete vissute direttamente, anche se non eravate lì. Veder partire da Cape Canaveral il 16 luglio del 1969 il Saturn V con a bordo i tre astronauti che poi sono diventati così leggendari sarà stata sicuramente un'emozione importante. E avere al polso un pezzo di storia che ha scritto insieme a queste missioni la storia dell'uomo è un'emozione grandissima. Come dicevo prima, il 16 luglio del 1969 l'Apollo 11 parte da Cape Canaveral in Florida per raggiungere la Luna. La raggiungerà il 20 luglio e il 20 luglio al polso di Buzz Aldrin scenderà l'Omega Speedmaster sulla Luna. Eh sì, ragazzi, però c'è una storia che molto spesso non viene narrata, c'è una storia che è andata dimenticata e che secondo me è giusto che venga ricordata. Ed è tutta quella storia che è avvenuta prima di quel 20 luglio del 69, prima del programma Apollo. Ed è una storia che parte nel 1961. Nel 1961 viene creato il programma spaziale statunitense.
che è gestito dalla NASA, che è l'agenzia civile che gestisce appunto tutto il programma spaziale, e che si divide in tre grandi step. Tre grandi step che servono poi all'Apollo ad arrivare sulla Luna. Si parte dal Mercury, che è il primo programma che storicamente prende vita, e si arriva al Gemini e poi all'Apollo. Il programma Mercury aveva l'obiettivo di studiare quelle che erano le traiettorie balistiche e i motori che poi servivano ai razzi per raggiungere l'orbita terrestre e per superarla. È stato il primo passo dell'uomo al di fuori di quella che è stata l'atmosfera terrestre. So che chiaramente prima vi era stata tutto il programma spaziale russo, che per prima aveva raggiunto e superato l'orbita terrestre, ma il programma Mercury pone le basi per un progetto molto più ampio. E si arriva al programma Gemini, che seppur sia stato annunciato dopo il programma Apollo, in realtà è fornito da programma propedeutico, perché per la prima volta col programma Gemini si raggiunge lo spazio con un essere umano. Per la prima volta si studia attraverso un'attività extraveicolare quello che è l'impatto sul fisico di un uomo allo spazio profondo per tanto tempo. Come reagisce il corpo, come reagisce il fisico a questo, a queste atmosfere, a questa difficile condizione, come appunto quella di un'attività extraveicolare in pieno spazio. E poi si arriva al programma Apollo. Noi tutti ricordiamo quasi esclusivamente, noi tutti appassionati di orologeria soprattutto, ricordiamo quasi esclusivamente l'Apollo 11 e l'Apollo 13. Ci sono però altre missioni che sono molto importanti in questa storia e sono tutte quelle che sono avvenute prima, dall'Apollo 1, molto purtroppo famosa per l'esito che avrà, e poi tutte le altre, l'Apollo 4, ufficialmente non esisterà mai un Apollo 2, un Apollo 3, Apollo 4, Apollo 5, Apollo 6, sono tutte delle missioni che sono missioni preparatorie a quello che poi sarà l'allunaggio destinato appunto alla missione Apollo 11. Pensate che l'Apollo 10, che non viene mai ricordato, è stata una missione fondamentale perché per la prima volta è stato studiato il rendezvous, è stato studiato l'attacco della navicella lunare, quella che poi sarebbe poi appunto arrivata e atterrata sulla Luna, con il modulo di controllo che sarebbe rimasto in orbita. Per la prima volta l'essere umano raggiunge quasi il suolo lunare con l'Apollo 10. Arrivano a 15 km dal suolo lunare. Pensate a questi tre uomini che prima di Neil Armstrong, di Michael Collins e di Buzz Aldrin avevano quasi raggiunto la Luna, ma purtroppo non vengono ricordati come questi tre nomi leggendari. E pensate poi all'Apollo 12, all'Apollo 14, all'Apollo 15, tutte missioni incredibili, tutte missioni in cui questi unici 12 uomini che abbiano mai camminato su un altro corpo celeste purtroppo non vengono ricordati come l'Apollo 11. Beh, questa storia è dedicata proprio a loro, questa storia è dedicata a questi uomini che sono riusciti con coraggio a raggiungere la Luna, questa storia è dedicata ad un oggetto che per noi è molto importante, che tutti questi uomini avevano in comune, che è appunto l'Omega Speedmaster. L'Omega Speedmaster è entrato nell'immaginario collettivo come il primo orologio mai atterrato sul suolo lunare. Tutt'oggi viene fieramente assegnato agli astronauti della NASA e non solo. Ed è bellissimo pensare come anche quando nelle future missioni, nell'Artemis, che partirà nel 2022 per raggiungere di nuovo il suolo lunare a 50 anni dall'ultimo, nel 1972, con l'Apollo 17, è bellissimo pensare come anche in quella missione e anche avanti, quando l'uomo arriverà su Marte, ci sarà l'Omega Speedmaster, perché l'Omega Speedmaster è stato scelto dalla NASA negli anni 60 e ancora verrà scelto per le prossime e future missioni. Questa storia è dedicata a questi uomini, a queste donne, a questo orologio. Bene, arrivati alla fine di questa storia vi sarete resi conto che io non ho quasi per nulla parlato dell'Omega Speedmaster, perché per una volta volevo tralasciare quella che era la storia dei calibri, dei movimenti, di tutte le disquisizioni che ci siano sul fatto che sia andato l'uno o l'altro movimento effettivamente sulla Luna. Volevo per un attimo mettere da parte l'orologio in sé
per parlare della missione e delle missioni che hanno reso giustizia a questo orologio e del perché questo orologio sia così importante. Questo orologio non sarà importante per il calibro che monta, non sarà importante per il nome che porta, ma questo orologio è importante per quello che è stato in questa storia. E parlare di questo orologio senza parlare della storia che c'è stata dietro sarebbe stato, secondo me, un grave errore. Quello che ci tengo a dire è che per me lo Speedmaster è e rimarrà sempre questo. Sono bellissime tutte le altre versioni, sono bellissime tutte le altre versioni dello Speedmaster che non sono le versioni del Moonwatch. Per me il Moonwatch sarà sempre questo e sarà quello che avrà sul fondello la scritta Flight Qualified by NASA for All Men Space Mission. Bene ragazzi, il video finisce qui. Questo era il mio tributo ad una missione spaziale e ad una serie di missioni che hanno cambiato per sempre il nostro modo di vedere la Terra, di vedere la Luna e di vedere le stelle. E questo era il tributo ad un orologio che ha fatto parte di questa grande storia. Se il video vi è piaciuto, lasciate un commento e lasciate un mi piace, e se vi va iscrivetevi, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!